Salve a tutti amici di Balthasar Gaming, ci ritroviamo di nuovo in Kirat su Far Cry 4, questa volta in italiano. Passato un po' di tempo dall'ultima puntata di Far Cry 4, ovvero la prima, ma ho dovuto recuperare, come dicevo, una versione in italiano. Questa volta siamo su Xbox 360 e ho dovuto registrare la partita 720, non in full HD. Ma veniamo a diciamo una ricapitolazione del punto. Avevamo trovato un orso, siamo riusciti a scappare dalle guardie e abbiamo trovato il primo avamposto che abbiamo liberato. Poi successivamente c'è stata una valanga, eccetera. Ora ci hanno portato nella cittadella dei ribelli e stiamo facendo delle missioni per loro. Allora, nel video non si vede la prima missione che ho fatto, era quella dei lupi, molto semplice, ho dovuto uccidere 3 lupi. E ora invece stiamo andando a recuperare delle risorse in degli zainetti. Una cosa è certa, guidare questa moto in Far Cry con lo schermo a 16 nonni non è affatto semplice. Infatti ho avuto qualche problema nei primi minuti di gioco, come vediamo. Sulla strada troviamo un turista, ma io pensando che fosse un nemico ho dovuto, come dire, per precauzione uccidere investendolo. Poi quindi vedendo che era invece un turista sono andato a spostare il corpo per cercare di non farsi scoprire dal nemico. Riprendiamo la moto e quindi cerchiamo di raggiungere l'avamposto e vediamo che siamo costretti a fare un po' il Tarzan della situazione, destricandosi tra picconi, rampini, salti di liane, eccetera. Ok, abbiamo raggiunto l'avamposto. Siccome mi hanno dato come arma la freccia con l'arco, quindi ho deciso di usare un po' l'azione stealth e colpire i nemici, almeno in un primo momento, con l'arco. Ma successivamente, vedendo che insomma erano armati, ho cambiato l'arma, ho lasciato l'arco a loro per giocare con le freccette e sono passato a un fucile. Ok, procediamo scalando, per modo di dire, questa torre e cercando di capire come arrivare a disattivare la radio per come dire, per appunto conquistare il punto. E devo dire che a differenza della prima torre che insomma abbiamo conquistato molto facilmente, anche perché era insomma già stata conquistata dagli altri alleati, qua ho perso un paio di minuti per capire come salire sopra e difatti andavano utilizzati i rampini, andavano attraversati questi punti in cui le scale erano rovinate e siamo giunti sopra la torre, anche spaccando un po' di robe. Ok, quindi disattiviamo la radio. Ed ecco che ci compare la classica animazione dove per l'appunto si carica la mappa nuova e abbiamo anche modo di visionarla nella mappa e ci lanciamo nel volo dell'angelo o della speranza, così per scappare via.
qui ci ritroviamo subito ad agganciare un'altra missione di assistenza. Sei tu? Qui non c'è nessuno con quel nome. Merda! È in ritardo! Chi parla? Ajay Gall, tu chi In sei? pratica dobbiamo portare anche qui delle scorte Ajay, certo, ad lo una so chi sei. base. Sono Gopal, sto col Sentiero d'Oro. Senti, ci serve il tuo aiuto. La mia squadra si occupa dei rifornimenti per la Ecco causa, qua i ma sono in rifornimenti. difficoltà. Quindi L'armata reale sta troviamo i rifornendo le truppe rifornimenti nella zona. prima Ti e invio le poi coordinate degli li sgherri. dovremo Recupera i fatti di prima posizione nelle ali consegnare dell'armata in un reale. minuto e Procedi. mezzo. Rifornimenti, cose che ci servono. Ci guardiamo un po' Ho il primo intorno e pacco. troviamo il pacco. Ottimo, E ora ne ho il secondo. dovremo trovare anche il secondo, che molto probabilmente si trova anche da queste parti. Ed eccoci di nuovo in modalità Tarzan. Riscaliamo col rampino e andiamo a cercarlo. Cosa troviamo qua? Un'altra specie di avamposto. Invece no, erano delle persone che stavano facendo i loro lavori e io mi sono messo a sparare così alla rinfusa. Qui invece abbiamo trovato un bel lupetto che ci voleva azzannare. Ma con un paio di colpi di coltello lo uccidiamo, ci buttiamo una cura e siamo, ecco qua, siamo pronti a cercare il nostro pacco. Ma prima ci prendiamo un polmone perché ci può servire. Ecco qua c'è una cassa, vediamo cosa c'è. Ma poco e nulla, non ci interessa. Le porte non si aprono, ecco un po' di soldi. C'è una bella moto che ci servirà dopo. Dopo aver tirato il poster, Fantastico. ecco che Corri a troviamo il portarli a queste pacco e quindi coordinate. Ti ci ringrazio. approcciamo a correre, correre, correre. Eh sì, perché dobbiamo trovare questo cazzo di punto dove dobbiamo consegnare. Quindi ecco qui che c'era la moto fatta apposta, messa apposta qui perché per l'appunto a piedi è impossibile, come dire, arrivare in tempo. Ma conviene anche prendere magari una scorciatoia così e buttiamoci nel lancio della speranza, uccidiamo qualche sprovveduto. E poiché abbiamo sfondato il motore della moto, ora siamo costretti a correre. Ma per fortuna siamo già giunti, diciamo, in prossimità del punto di consegna, che è per l'appunto qua in questa grotta. E andiamo a completare quest'altra missione. Eccomi coi rifornimenti. Grazie, Ajay. Finiranno nel Bene frattempo. ragazzi, Lascia l'armata anche nella per box. questa Non posso puntata è entrare. tutto, Ti ammonirò anche perché siamo giunti dell'operazione a dopo. 10 minuti circa. Se il Spiace, video vi è sono piaciuto deliziosi. fatemelo Non può sapere qui entrare nessuno. sotto, condividetelo, fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video che è un gameplay slash commentary.